Vorrei condurvi al momento più importante della vostra vita. Sapete quello per cui avete lavorato, sognato, sperato, lavorato ancora? Può essere una discussione di tesi, può essere la riunione più importante, può essere qualcosa che veramente per voi ha fatto e farà la differenza. Siete lì, pronti. Il vostro abito l'avete scelto con cura, comodo, però anche deve rappresentarvi. E poi il vostro discorso, l'avete ripetuto più volte, ci siete. E quindi, buonasera, sono Chiara Comastri e poi via. Avete con voi tutte le persone che vi hanno sostenuto? Sentite la felicità e la responsabilità di questo. E vi chiamano, è il vostro momento. Bene. Vi alzate. Ok, la parola non esce. Ok, sorridi, prendi tempo. E ok, però adesso... Oddio, cosa iniziano a pensare di me? Ok. Ok. Quali sono i vostri pensieri in quel momento? Quali sono le emozioni che avete in quel momento? Cosa pensano di voi? Oddio, iniziate ad avere la sensazione di spazio che si stringe addosso a voi. Ok, oggi parliamo di balbuzie, ma quanti di voi si sono riconosciuti in questa descrizione? O quanti di voi hanno osservato altre persone a cui è accaduto? La balbuzia, sapete, colpisce il 4-5% della popolazione a livello mondiale. Quindi vuol dire che su un teatro come questo di 900 persone, circa 40 persone fra voi possono soffrire di balbuzie. Beh, ma quanti di voi si sono riconosciuti in quello che ho portato adesso come esempio? E allora balbuzie non solo, perché in realtà il meccanismo è uguale per tutti. Il meccanismo qual è? Dove sono andati i vostri pensieri? Dove è andata la vostra attenzione? Sul vostro corpo che non respira, sul vostro cuore che batte troppo, sulla voce che trema? E quindi quanto avete riportato le attenzioni su voi stessi? Questo è il meccanismo di cui parliamo oggi, che è anche quello di chi balbetta. Anche. Quindi, interessante, perché iniziamo a comprendere che in realtà il meccanismo, se è interno, è qualcosa che può colpire molte più persone di quello che noi pensiamo. Sapete, la balbuzia spesso viene interpretata come un disturbo di linguaggio, oppure si pensa che sia qualcosa di genetico, oppure si pensa che colpisca solo quando c'è ansia. Sono tantissime le idee che ci sono rispetto alla balbuzia, forse troppe, questo ce la dice lunga. In realtà quello che vorrei portarvi oggi è la semplicità del meccanismo che colpisce tutte le persone che tendono ad avere difficoltà nella relazione con l'altro. Perché sapete, è proprio un meccanismo che ha a che fare con l'altro. Come mai spesso quando noi siamo lì nella nostra cameretta da soli a ripetere qualcosa di importante, un'interrogazione, un esame, una riunione importante, siamo perfetti, meravigliosi, e appena abbiamo gli occhi di un'altra persona che ci guardano iniziamo a vacillare. Più persone che ci guardano e iniziamo a vacillare. Allora questo è il meccanismo che dobbiamo trasformare. E scopriremo adesso che la risposta in realtà è tornare proprio sull'altro. Invece che rimanere imbrigliati noi stessi è tornare sull'altro e rimanere lì con l'attenzione e l'intenzione completamente. Questa è la risposta. Sapete, la balbuzia è davvero un meccanismo interno. La balbuzia è qualcosa che io percepisco nel mio pensiero, che tu non potrai mai scoprire. Cos'è che senti tu che ascolti me che balbetto? Tu senti l'effetto che produce la percezione del blocco. Vi faccio un esempio. Devo dire una frase semplicissima come domani vado al mare. Allora inizio a parlare. Domani vado al... e sento, so, che la M di mare sarà inceppata in mente. Non articolo male, non pronuncio male, so nel mio pensiero che la M di mare sarà inceppata. Questa è la balbuzie. Da quando io sento che quella M è inceppata, devo trovare una soluzione. E allora cosa succede? Domani vado al mare, rimbalzo fino a che sento il via libera. Oppure inizio a usare il corpo, lo forzo. Domani vado al...
mare. Oppure altro respiro per cercare di avere una via d'uscita. Domani vado al mare. Mare. Oppure domani vado al... Dai, dov'è che siamo andati la settimana scorsa con gli amici sulla spiaggia? Ah, al mare? Fai in modo che qualcuno te lo dica. Ma capite qual è il meccanismo comune? La percezione della M nei tuoi pensieri. Quella è la fregatura, quella è la balbuzie. E tu che ascolti non lo senti. Cos'è che senti tu? Tu senti il meglio che la persona sta facendo per ottenere una soluzione. Tu percepisci la soluzione, che è un'alterazione, certo. C'è una fatica nel parlare, c'è una disfluenza in quel linguaggio, ma tu senti la soluzione, tu percepisci il meglio che può fare la persona per risolversela la balbuzie. Non percepisci cos'è il blocco. La persona dentro di sé lo percepisce. E allora torniamo al fatto che siamo dentro di noi, accidenti. E quindi la soluzione è l'altro. Sapete, noi durante i corsi che teniamo per risolvere questo tipo di difficoltà, lavoriamo tanto su Gigi e Marta. Gigi sono io e Marta sei tu. Marta sei tu, Marta sei tu, Marta sei tu, Marta sei tu. L'altro è Marta. E allora davvero, cosa succede quando siamo in difficoltà e come invece dobbiamo rimanere quando sentiamo difficoltà? Devo rimanere in apertura e con la voglia di ascoltarti e di portare il messaggio veramente a te. Vi chiedo quindi di giocare con me adesso, di mettervi seduti sulle sedie un po' in punta, sapete, un po' sul bordo, e di poggiare bene i piedi, in modo che possiamo sperimentare questo piccolo gioco tutti insieme. Vi chiedo di posizionarvi bene, vi chiedo di sentire bene comodità, due piedi poggiati, e vi chiedo di chiudere gli occhi. Vi chiedo di percepire bene il vostro corpo, la sensazione dei piedi che poggiano e della forma che le vostre gambe hanno. Portate la schiena verso l'alto e aprite le spalle e prendete spazio. Il viso è rilassato, sorride. E respirate. Gustatevi la sensazione del vostro respiro comodo. E vi chiedo adesso di respirare nel cuore. E percepite una bolla che è il vostro spazio. Quanto spazio occupa in realtà questa bolla? E allora provate a percepire una persona alla vostra destra. Emana calore? Che forma ha? E allora allargate la bolla e andate ad abbracciare anche l'altra persona con voi. E poi fate lo stesso con una persona a sinistra. E gustatevi proprio questa sensazione di bolla che si allarga. E ancora davanti a voi. Allargate davanti a voi. E sentite che la bolla cambia forma. E iniziate adesso a rendervi proprio conto che all'interno di essa ci sono altre bolle che si muovono. E il vostro spazio diventa vivo, vibrante, grazie ad altre persone che sono lì con voi in questo momento. E ha senso. Allargate la bolla, respirate. Percepite fino a dove potete arrivare anche all'interno di questo teatro. Arrivate fin qua, al palco. Portatemi con voi. Percepite bolle che si intersecano. E quanto potete andare anche al di fuori di questo teatro. Giocate con la fantasia. Allargate, allargate. E percepite gli altri all'interno del vostro spazio. E come vi rendono più comodo il vostro stare lì adesso. Voi al centro di questo spazio, io sono qui, radicatevici dentro e respirate, allargate questa bolla. Giocate, potete andare fino a casa vostra? C'è qualcuno a casa cui potete fare il solletico? Allargate.
fino a dove potete abbracciare. Andate, andate, andate e percepite un aumento di comodità. Dove sentite tensioni, allentate, respirate, gustatevi la sensazione di essere con l'altro e percepite la comodità e la maggiore forza. Vi chiedo di aprire gli occhi e cercate di percepire l'atmosfera in questo teatro o di guardarvi, cercatevi con lo sguardo, sorridete. La sensazione è che grazie a te la mia comunicazione diventa speciale. Se la mia comunicazione la sento solo io, come fa a essere speciale? Grazie a te che prende forma. Allora per me è importante che voi prendiate proprio il punto di vista che tutto è allenabile. Tutto è allenabile, anche la comodità che si può avere nella relazione con l'altro. La mia certezza è che la balbuzia si risolve. Sapete, fino a qualche anno fa il mio modo di presentarmi era questo. Allora, dunque. Allora. Sono Chiara Comastri. Ho 43 anni. E vi avrei fatto tutto il mio discorso oggi in questo modo. La balbuzia si risolve. Ci vuole un metodo, uno sforzo preciso, ma davvero tutto è allenabile. Tutto. L'altro è sempre la risposta. È inutile continuare a cercare risposte dentro di sé. L'altro ti dà la risposta. Grazie.